In questo video saranno mostrate le modalità di esecuzione di un test rapido per la rilevazione di anticorpi IgG e IgM contro il nuovo coronavirus. Si tratta di un test, come vedete, portabile e di facile esecuzione. Il test può utilizzare per rilevare anticorpi sangue intero, quindi un normale prelievo, oppure da pungito, oppure si può utilizzare siero o plasma. Nel video che vedrete, vi saranno mostrati i punti dove viene applicato il campione e come diciamo, le immunoglobuline si andranno a separare lungo un filtro che consente di rilevare appunto la presenza di immunoglobuline M e immunoglobuline G, e il test è molto rapido perché consente la lettura in pochi minuti. Scartare il dispositivo poco prima dell'uso. Disinfettare la zona della digitopuntura. Puntura del polpastrello. Aspirare una goccia di sangue intero usando la pipetta di aspirazione fornita con il dispositivo. Depositare la goccia di sangue nel pozzetto del campione di forma quadrata. Aggiungere 2 gocce di tampone diluente nel pozzetto del buffer di forma rotonda, immediatamente dopo la deposizione del campione. La lettura del test va eseguita entro 10 minuti e non oltre 15. Esempi di risultati di test negativi. Si vede solo la banda del controllo. Se la banda del controllo non si vede, refertare invalido. Esempi di risultati test positivi. Esempi di risultati test positivi. Esempi di risultati test positivi.